Ciao a tutti, mi chiamo Ivan e da un anno che vivo nei Paesi Bassi. In questo video vi racconto come trovare lavoro con alloggio in Olanda. Di solito questi sono lavori nei depositi o nelle fabbriche, che vanno bene sia per le ragazze che per i ragazzi. In Olanda ce ne sono tantissime agenzie che offrono sia lavoro sia alloggio. Sotto questo video potete trovare qualche di loro. Per trovare lavoro vi servono pochissime cose. Parlare un pochino di inglese, avere il curriculum vitale in inglese, poi andate sul sito, vedete le offerte attuali e mandate il vostro CV o le chiamate. Adesso parleremo dei vantaggi e svantaggi a lavorare con le agenzie che offrono sia lavoro sia alloggio. Cominciamo con i vantaggi. Allora, il vantaggio più importante è che vi offrono alloggio, perché qua in Olanda con le affitti non è molto facile. E poi non dovete pagare in anticipo, non dovete pagare il deposito. Loro prendono tutto dal vostro stipendio. Normalmente sono 100 euro a settimana. E poi vi aiutano con il BSN number, che sia il codice fiscale locale. Poi vi aiutano se avete bisogno dell'assicurazione medicale, che sono 25-30 euro a settimana. E poi vi offrono anche il trasporto dal posto dove vivete al posto dove lavorate. Se avete la patente, vi offrono anche la macchina. Se vivete meno di 10 km, vi danno la bici. Allora, adesso parliamo degli svantaggi. Lo svantaggio più grande è che siete nelle mani loro, per dire, perché se perdete il lavoro, perdete anche l'affitto. E poi questi affitti, queste case, non sono nelle città, di solito sono nei villaggi o nei posti lontani. In queste case abitano tanta gente e diciamo non gente molto per bene, e le case sono abbastanza sporche e si litiga molto, si beve e tutto qua, e non è un posto per riposare. E un'altra cosa che vi consiglio, se andate, non andate mai da soli, perché di solito danno la camera per due e non sai mai chi sarà il tuo vicino di camera. Venire in Olanda con le agenzie che offrono lavoro e alloggio ci sta, perché costa poco, poi venite a tutto pronto. Però stare a lungo è abbastanza difficile. Come ho detto prima, questi, i loro alloggi non sono di alta qualità e poi la gente che abita lì non è un granché. Grazie a tutti per aver guardato il mio video, spero sia stato interessante e utile. Se avete qualche domanda, scrivetemi, rispondo a tutti. Grazie mille e alla prossima.